Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Ezzo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con The Medium. D'accordo ragazzi, nell'ultimo episodio abbiamo risposto a parecchie domande e siamo riusciti anche a sfarla nuovamente a Fauci. Allora concentriamoci sul mondo spirituale, ci vuole uno scoppio di energia spiritica qua ragazzi. Però abbiamo una lettura, vediamo un attimino. È fatta, non lo sapranno mai, non potranno mai saperlo, non capirebbero, non mi perdonerebbero mai, ma sono al sicuro, conta solo questo. Separazione è l'unico modo. Ok. Ci serve assolutamente, raga, uno scoppio energetico, uno scoppio spirituale per far funzionare il quadro elettrico. Un rifugio antiatomico, ok. Quindi andiamo con la A un attimo prima. Rasoio. Ok, dovremmo sbloccare la via. Dai. Taglia. Ci sono delle sezioni che sono parecchio lente da con il rasoio. Ma cosa abbiamo? Ho sentito un rumore. Come mai? Ah no, forse la musica. D'accordo. Ah, possiamo andare qua a destra. Se io vado a destra, dove finiamo? There. That looks like a way out. But it's half underwater. È parzialmente allagata. D'accordo. Mondo spirituale, c'è qualcosa di interessante, no? Vediamo un attimo se questa porta si può aprire, raga. Ma non credo proprio. Però possiamo passare utilizzando un'esperienza spiritica, come cavolo si chiama. Qua abbiamo la possibilità di ricaricarci, forse. Vediamo un attimo. Ok. Ottimo. Do un'occhiatina veloce, raga, ma non mi pare ci sia niente di utile. D'accordo. Allora, devo memorizzare un attimino da dove stiamo arrivando, che giro stiamo facendo. Quindi qua c'è energia spiritica. Abbiamo trovato una possibile via d'uscita. Sento anche le falene, oltretutto. Però, di qua... Raga, non mi sembra esserci niente. Diamo un'occhiatina con l'intuito. Niente. Proviamo qua su. Do prima un'occhiata generale, raga, e poi vado a ricaricare il quadro elettrico. Momento. Qua c'è della roba assolutamente da attivare. Va bene. Quest'altra porta. Dobbiamo passare di qua, solo che è tutto allagato. Ok, c'è anche dell'acqua elettrificata, vacca Eva. Se lo faccio off, possiamo passare. Però un attimo, raga, se no andiamo veramente troppo distanti. Faccio una volata. Non so se poi il quadro elettrico va effettivamente attivato, quello lì da dove siamo arrivati, oppure no. Però mi sto allontanando troppo, raga. Ah, the lower levels are flooded. I'm not much of a diver. Dovrei passare di qua, giusto, se non ricordo male, sì. Ok. Ora magari non va neanche attivato il quadro elettrico. Io adesso, ragazzi, non ne sono propriamente sicuro, però fondamentalmente, essendoci un quadro elettrico, di solito li abbiamo sempre attivati con queste esplosioni spiritiche. Proviamo. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Se funziona serviva bene, se no... Amen. Vado a ricaricare un attimo la nostra merienda.
E poi andiamo verso l'unica via momentaneamente percorribile, dove abbiamo praticamente spento l'interruttore. Di qua. Sempre dritti, se non ricordo male, a destra. Giù. Ok. Siamo ricaricati, perfetto. Ok. Veloci, veloci, veloci. Sinistra. Dritti. Destra. Su. Bene, bene, mi sono destreggiato bene. Non è una gran cosa, però generalmente e di norma io mi perdo in questi... In queste sezioni. Ok. Allora, abbiamo disattivato il tutto, quindi qua possiamo passare. Maybe I could pump out the water from here. Dobbiamo eliminare l'acqua, pompare via l'acqua. Quindi questo là. Qua c'è un quadro elettrico. Beh, ma sembra che funzioni tutto. Ah, ok, abbiamo tagliato. Sì, funziona, sì, cazzo, l'abbiamo attivato poco fa. Ho fatto il giro largo e bastava aprire questa porta ed era una via rapida. Vabbè, diamo un'occhiata. Allora, 1A, 2A, 2, 3, 4A. Quindi, diciamo. Stazione pompaggio schema, allora camera ovest 1, 1A valvola serbatoio 1, camera centrale uscita nord, sala di controllo, camera est, valvola serbatoio 2. E noi teoricamente dobbiamo pompar via l'acqua dall'1, giusto? Yes, it's on. Ma io non ci capisco una mazza qua. Un momento, abbiamo una lettura. Allora, quando ci imbattemmo per la prima volta nel luogo, pensai che si trattasse semplicemente di un vecchio bunker tedesco, un paio di corridoi e qualche provvista scaduta. Dopo un paio di settimane di scavi, sto cazzo di analogico, ci rendemmo conto che il vecchio baffetto doveva avere grandi piani per questo posto. Un intero sistema di gallerie sotterranee, muri di cemento armato, non mancava nulla. Forse aveva intenzione di costruirsi un rifugio nella foresta, nel caso in cui tutta questa storia della razza padrona non avesse funzionato. I comunisti fecero quello che sapevano fare meglio, se ne impadronirono. Volevano riconvertirlo in un rifugio antiatomico, installarono persino una rete elettrica, ma è tutto ciò che fecero. Poi il sogno di Niwa si infranse. Fortunatamente per me, tutta la faccenda era super segreta e io mi sono assicurato che lo rimanesse. Per quanto ne so, quasi tutti quelli che ne erano a conoscenza morirono nel massacro. Non lo chiamerei proprio un risvolto positivo, ma poteva andare peggio. Se la situazione dovesse precipitare, abbiamo un posto in cui nascondersi. Ok, quindi era sfruttato da Thomas questo rifugio. Looks like both retention tanks are closed off. Proviamo ad aprirli. Maybe I could get down there and open them manually. Ah, bisogna aprirli manualmente. Okay. I can probably get to the first tank now. Possiamo raggiungere il primo, quindi. Questo è che roba. Maia. No! Not for me. Not for me. Okay. What would you be? Burnt, charred, scorched, dead. You owe me! Siamo in debito con lui? Non lo so. Però parla, se non fosse stato per me. Ma non credo proprio. Raga, io non so se possiamo... Ok, abbiamo levato l'acqua. Giusto? Il problema è che adesso so cazzi. Abbiamo Fauci alle calcagne. No, 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 no. Non mi ero accorto delle falene. Stavo guardando a sinistra, raga.
Siamo morti, sicuro? No, ce l'ho fatta. Però ho finito tutta l'energia spiritica, va. Al culo, siamo fottuti. There. Now it's ready to gulp down some water. Okay. E chi torna più indietro da qua? Forse facendo così. Ok, raggiungiamo il tutto. Bella lì. Pensavo fosse un passaggio, quindi va. Mandata a culo. Allora, ste maledette falene. Ma avete detto che con lo scudo, volendo, si può correre. Ok, infatti. Ma non mi ha funzionato fino a poco tempo fa. Non so per quale motivo. Ora la corsa con lo scudo funziona. Buh. Eppure, ragazzi, ci ho provato, ma non andava. I'm so glad you're here. Not enough. Never enough. Never full. Never warm. And her. Old. Worn out. Rag. Merdos. You. Cut from the same cloth. Ok, vediamo un attimo. Allora, teoricamente adesso possiamo? L'acqua devo cercare di riversarla tutta qua. Ma di qua non posso. Di qua non posso, devo riuscire a svuotare questa praticamente per azionare questa valvola qui e trasportare tutta l'acqua qua giù. Ok, quindi in teoria ora libero questa. So far so good. Now I can get to the other tank. Ok. Sto iniziando a capirci. Dunque, se passo di qua ora sarà aperta? Speriamo di sì. Se no devo fare il giro dall'altra parte. No, ok, si può passare anche di qua. Dunque, abbiamo riempito questa qui. Quindi se io... Momento, teoricamente passo di qua. Sento le falene maledette, non si può passare, però. Vediamo. Ok. Mi ricarico un attimo, no? Non credo sia il lato giusto, però vabbè. Girando un attimo così dovrei beccarlo. Prima che la nostra Marianne sparisca, magari sarebbe cosa buona. Questa è una zona che non abbiamo praticamente visitato. Sì, è quella che abbiamo sbloccato, ok. Raga, mi sa che devo tornare indietro. Ci siamo mezzi consumati. Ah, un momento, forse questa non è la strada giusta. Momento. Tana Eva. Non è semplicissimo. Cioè, è semplice se uno capisse e avesse memorizzato prima dove cazzo erano le cisterne. Non è il caso mio. Questa cisterna è piena. Ok, eccola qua. For us to see, for us to eat, for us to wear. Can't go out like this. Alone. Naked. Abbiamo fatto il giro dall'altro lato. Just let me wear you. We'll walk this world together. Okay.
più calma. Sì, abbiamo fatto il giro dall'altro lato, sono passato da un altro, da un'altra sezione utilizzando semplicemente... No. Shit. The valve is missing. Please be around, valve. Dicevo, abbiamo utilizzato lo spettro e abbiamo fatto lo stesso giro ma da un altro lato. Eccola lì la valve. Yes. Agent Cutters to the rescue. Agente Tronchese. Comunque stanno risultando parecchio utili. Bisogna ricordarci, ragazzi, che se uno dovesse affrontare un'avventura del genere nella realtà è obbligatorio portarsi dietro delle tronchesi. Hey, that's my way out. Questa è la nostra via d'uscita. Once I dry it up a bit. Perfetto, quindi sappiamo che di qua c'è la via d'uscita. Importantissimo. Memorizzato, Zo? Sì, tranquillo. Ok. Poi mi... That's it. Second tank ready for duty. Ok, secondo serbatoio è pronto per essere riempito, quindi abbiamo liberato il tutto. Sempre se non ci mette lo zampino Fauci. Pretty, pretty dolls. Mi sento vicino, raga. So many dolls to play with. Such pretty things to wear. Lillian, Francis, Nurse Ursula. Okay. She was insatiable. And him, the only one to get away. But they don't last. They never last. But you will. Mamma mia, Fauci è veramente tremendo. Ok, dunque, possiamo riempire il secondo serbatoio. Vai con X. Poi andiamo giù. Dovremmo esserci, raga. No, no, non ci siamo. Quindi questa metà qui la devo portare qua in fondo. Giusto? Eh sì, perché questa qui ci serviva solo per smezzare l'acqua. D'accordo. Dovremmo esserci. Yes. The central chamber is open. Get your ass down there, Marianne. Diamoci la gamba. Via, 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 via. Ora mi pare che ho fatto sto giro, raga. Un momento. Sì, è questo qua, ok. La nostra via d'uscita è qua in basso. Vai che ci va di culo che non incontriamo Fauci. Pensavo peggio, ragazzi. Pensavo di incasinarmi a manette. Invece poi fondamentalmente... era abbastanza intuitiva la cosa, nonostante che uno non memorizzi le varie sezioni. Rallenti così, che succede? RB per evocare uno scudo spiritico. Ok, via. No! No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain. Allora, ragazzi, praticamente dobbiamo sfruttare il discorso. Ma com'è possibile? Ci ha pizzato. Va bene, va bene, va bene. Sto stronzo. Praticamente dobbiamo sfruttare, raga, l'esperienza extracorporea per riuscire ad attivare il quadro elettrico per aprire la porta e fuggire. D'accordo. Ok, raga, secondo me l'unico modo è farci inseguire da Fauci, perché non abbiamo possibilità attirarlo. Qua in fondo, infatti la strada è chiusa. Ok. Veloce, veloce, Marianne, veloce.
gli abbiamo dato uno. Pensavo al contrario. Va bene. L'abbiamo bloccato. Ok, quindi era solo uno scoppio di energia per bloccarlo. Ottimo. Credevo invece di dover attivare il quadro elettrico. Thomas. You are here. I can feel it. Vediamo un attimo se queste porte qua si possono aprire. No, c'è solo questa via. Ok. Abbiamo una lettura. Un'altra lettura, vediamo. Ecco quello che, barrato, so. Penso di sapere. I poteri provengono dallo stesso luogo, ma possono manifestarsi in modi diversi. Sembra che lei esista in entrambi i luoghi, come se la sua mente possa occupare due corpi allo stesso tempo. Per lei ogni cosa che accade in un luogo influenza l'altro. Vede il confine tra i due? O sono una cosa sola? Nuova ipotesi, la morte dirada il velo tra i mondi, così la mente appena nata non deve dividersi. Ha senso? Forse sì, in qualche assurda maniera. Ok, quindi anche Thomas stava cercando delle risposte a questo, a questa cosa. Hey, I know this one. Used to be one of my favorites. Possiamo analizzarlo così? No. Ok. Non c'è nient'altro. Dunque. L'unica cosa che ci rimane da fare, no, un momento. Antibiotics, neuroleptics, antidepressants. Even by my standards, that's a lot of pills. Ok. Era pieno di medicinali. Quindi molto probabilmente anche la vostra teoria, ragazzi, che ho letto nei commenti, Lily è stata rinchiusa qua dentro. Sono due leve. No, è saltato. No, don't do this to me. Burnt to a crisp. È partito il fusibile. Guess I should look for a spare. La porca di quella. Ok, dimmi che qua c'è un fusibile. Un piccolo fusibile. No, un momento, questa era la scatola. Questa era l'armadietto dei medicinali. Ma non è che magari qua. No. Non credo che qua ci sia il fusibile, raga. Anzi, tutt'altro. Dobbiamo uscire di qua. Probabilmente ci ha aperto una porta. Ok. Dunque, il fusibile per riattivare il quadro elettrico. Beh, l'accetta, potremmo anche prenderla. Cioè che non ci serve una mazza contro Fauci, però. Busted open. From the inside. Sfondata dall'interno. Ok, quindi qualcuno è riuscito a darsi la gambe. Possiamo prendere il fusibile da qua. Ah, oh, yes. Combina, no. Però voglio dare un'occhiata qua dentro. This was definitely Lily's place. Where he kept her. Ok, quindi il tutto conferma la vostra teoria, ragazzi. Ottimo. Allora, sale. Chi avrebbe mai pensato che fosse così semplice? Un po' di alchimia, infusione spirituale ed ecco fatto. A quanto pare le storie che giravano erano vere. Comunque la stanza è pronta e funziona. Funziona davvero. Per la prima volta in vita mia posso sentirmi solo. È davvero meraviglioso. Posso sentirmi solo. Certo che una bambina rinchiusa qua. The whole room is lined with it. Il sale è diciamo teoricamente utilizzato appunto per being locked up in this place, having a needle shoved into your arm day in day out. You didn't deserve this, Lily. Sì, dicevo in certi rituali più o meno guardando, istruendomi con i film più che altro, il sale viene utilizzato per certi riti o tenere lontani. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Dicevo tenere lontano o lontane delle forze maligne. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Ok, possiamo analizzare qualcosa? No, niente intuizione. Ci rimane da vedere questo qua. Little windows into the world. It's something, I guess.
Sunshine doesn't really translate to text, though. D'accordo. Ok, qua abbiamo visto tutto, raga. Direi di... Però qua ci sono tante farfalle, ma... Siamo sicuri che era proprio lì, rinchiusa qua dentro? Beh, tutto porta a pensarlo, però sto gioco... Forse ho sbagliato. No, no, non giusto. Qua. Ok. E poi qua a sinistra. O a destra della nostra Marianne. D'accordo. Teoricamente, inserendo il fusibile, devo capire però cosa cacchio va acceso. Penso tutto, no? Non dobbiamo andare... No, poco, infatti, troppa energia. Quindi questa è quella che ci dà più energia. E questa è quella che ce ne dà di meno. Però se tiro su questa, vediamo un attimo. Ok, potrebbero andare queste due qui insieme. Questa qui invece sforiamo. Quindi vanno queste due insieme, raga. Una e due. Bella lì. Abbiamo riattivato la corrente. Ispeziona gli alloggi. Si è aperta questa porta, raga. Giusto? Sì. Very minimalist. Eravamo noi. Stavo sentendo un attimo i passi, ragazzi. Erano i nostri passi. Ok. Diamo un'occhiata a quest'altra lettura. Ora è tutto calmo. Siamo solo io e lei. Solo io e lei. È una strana sensazione, ma positiva. È come dovrebbe essere. Fare meglio a godermela finché dura. Ho già iniziato a spostare il laboratorio all'hotel. Se succedesse qualcosa non voglio che lei sia lì vicino. Andrò presto a riprenderlo. Questa storia può finire solo in due modi. O torniamo a casa entrambi o nessuno di due. Ok. Quindi Thomas e Lily, manteniamo questa teoria, ragazzi. Ma sicuramente quella corretta. Huh. Mold. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Ok, qualcuno è stato qui di recente. Quindi, cos'altro abbiamo da analizzare qua? Faccio un altro piccolo giro, raga. Nient'altro. Ok. Manca il vetro. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Better get... No, scusate, raga. Pensavo avessi finito. Vabbè, dobbiamo trovare il vetro. Fanculo la mia fretta. È apparso qualcosa. Ok. Uno. Here's one. So far so good. E uno l'abbiamo recuperato. Ora c'è qualcos'altro qua, perché adesso ci dà la possibilità di interagire con altri oggetti con la quale prima non potevamo far niente. Ok, secondo me dobbiamo tornare nella stanza di Lily. Però anche questa era chiusa. Un altro frammento. There. Another one. Ottimo. C'è una radio lì, raga. Non c'è nient'altro, ok. Non saprei, la levo perché tanto evitiamo musiche e il rischio di copyright. Qua è dove era il cucinino, ok. Di qua è dove era il quadro elettrico e quindi torniamo nella stanza di Lily. Di qua. Però si è aperta questa. Looks like he could never quite let go of his passion. In another life, perhaps. Non si può fare nient'altro. Ottimo. This should be enough. Let's make magic happen. Ora inizia la magia. Perfetto. Cos'altro abbiamo? Un biglietto da visita.
Pompe funebri, l'ultimo saluto, Jack Harkan, numero di telefono. In fondo no. Ok. E dove lavoravamo noi? Altro biglietto. Oggi mi ha quasi visto, mi ha quasi percepito, avrei dovuto saperlo, devo fare più attenzione, stare a distanza, barrato, e solo che barrato, io non. Non c'è un giorno in cui non pensi a lei, barrato, penso. So di aver fatto la cosa giusta a lasciarla all'ospedale, è meglio così, soprattutto per lei, ma continuo a pensare a quel giorno, quando finalmente accadrà, quando scoprirà chi è davvero, sarà confusa, spaventata. Io dovrei essere lì accanto a lei, per aiutarla a dare un senso a tutto, per dirle che va tutto bene. No. Ce la farà, è forte, proprio come sua madre. Ok, quindi siamo stati abbandonati all'ospedale, poi in seguito siamo stati adottati da Jack. This was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Ok, quindi teoria azzeccata al 100%, qua è stata rinchiusa lì. Were you trying to send the monster away or to get your other self back? Ci seguiva. Ma è possibile che magari Thomas sia ancora appunto vivo? Anche perché il pezzo di pane, c'è stato qualcuno qua. Altra lettura. Ipotesi: quando si vive un trauma, l'anima può dividersi in due entità separate per cercare di, barrato, sopportare, attenuare i danni. Osservazione: le entità possono, barrato, rimanere amiche, andare d'accordo e diventare ostili tra di loro. Quindi nel nostro caso andiamo d'accordo con la nostra entità. Come fare per eliminarne una senza distruggere l'altra? Quindi Thomas sta effettivamente cercando un modo per sopprimere questa cosa qua, questo potere, il collegamento che c'è appunto tra la prima entità e la seconda. Il suo scopo è quello, raga. Ora io non credo sia necessario andare fino a qua, perché i vetri li abbiamo recuperati e sicuramente. Però un momento. Ah no, qua abbiamo recuperato il fusibile, ok. Niente, torniamo nella stanza di prima e inseriamo tutti i vetri. Dovrebbe funzionare. Sempre se li ho trovati tutti, ma ha detto che si può partire con la magia, quindi. Ok. And there it was. The moment we finally met. Mi spiace per questi piccoli lag, ragazzi, ma mi sono buttato a portare un titolo un pochetto oltre le potenzialità del mio PC. Ah, siamo stati beccati dallo spettro di Thomas. You. Thomas? In a way, yes. Wait. You're the other one. The spirit. But the hound. I thought you were gone. Gone? No, no. Trapped. I spent years in Henry's fucked up world. Oh, when you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. Time in my life, I don't
feel his presence. I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how all this started. Ecco con chi stavamo parlando, ragazzi, quello è il tavolo che... Quindi Segugio aveva intrappolato lo spirito di Thomas in realtà. Bella sta scena, ragazzi. Bella, veramente bella. Padre e figlia che si rincontrano dopo anni. It all starts with a dead girl. Tutto quello che abbiamo fatto è praticamente il racconto di Marianne. E abbiamo raggiunto, come vi dissi all'inizio, il punto in cui effettivamente è il presente. What about Lily? Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. The only place he could feel normal. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. Ash. When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. It was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. Ma non è morta Lily, quindi. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You know where. No, non lo so, se non me lo spieghi, cazzo. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you. Save everyone, butterfly.
Trust me. I know. And I'm sorry. Ci ha cacciato. Ci ha mandato via. Ok, vedete la differenza tra lo spirito di Marianne e quello di Thomas? Le due entità, Marianne e spirito di Marianne, sono molto legate, sono praticamente identiche. Mentre appunto spirito di Thomas e Thomas sono... è come se fossero due persone differenti. Una cerca di padroneggiare sull'altra, probabilmente. Dove ci ha spedito? No, no, no. Non siamo dove eravamo prima. No. Quindi ragazzi, Lily è viva. Io ero convinto che Thomas avesse fatto qualcosa di abbastanza brutto. Invece no, Thomas ripara lo specchio, che ha cercato di proteggere le sue figlie in ogni modo. Fatti strada fino al luogo. Ok. Rinchiudendosi insieme a Lily, appunto, dentro al bunker. Allora, non possiamo correre. Il frame va a puttane. This is it. The place from my dream. Il posto del sogno. I've walked this path a thousand times in my mind. I know every inch of it. But this time something is different. Mamma mia, il frame rate, ragazzi. Ok, andando in slow motion, tipo, ragazzi, si sdoppia un po' il tutto, perché è bella carica di elementi, oltre a appunto le luci, fogliame. Ok, raga, percorriamo questa strada e godiamoci un attimo, tipo in silenzio, questa camminata, perché mi sa che siamo alla conclusione di tutto, raga. I'm getting close. I can feel it. I can feel it so clearly now. Lilia, I've been waiting for you, little sister. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. That day. That day when the fire broke out at our house. I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames. But in return,
I had to set it free. Free to devour. To destroy. To kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster. It got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Mi sa che dobbiamo farlo noi, raga. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's what I want to happen. What? Aia. It all ends in me. But... No! No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But... You're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. But Leanne, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it, to prevent further bloodshed. Lily? Oh! Sta arrivando Faust. What's going on? Oh, skin suit. Now too small. Constricting. Outgrown her. Don't need her. Wearing a suit. Light. Almost gone. Not dark yet. But it's getting there. There is another way. Marianne. No! What is she doing? It changes nothing. Nothing! That's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. A medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please. I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Don't do this! Please, sister.
her. Set me free. No! Stay back. Stay back! It all has to be. It has to be. It has to be you. It'll never stop you. Only you can end this. You can't only save her. Butterfly. Spam. Che è successo? Chi ha seccato chi? It all starts with a dead girl. Allora, trofeo sbloccato, non puoi sempre salvare tutti. No, ma finisce così, raga? Ma non ci credo. Finale aperto, posso saltare qua? Sì, saltiamo, vediamo se c'è qualcosa dopo i titoli di coda. Valuta ora, forse più tardi. Valuta ora. Continua. Ah, c'è qualcos'altro. Probabilmente mi ha aperto sotto al gioco il discorso delle stelle per quanto riguarda il titolo. L'orologio del 10° anniversario. Niente raga, si conclude così. D'accordo ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di The Medium. C'è ancora qualcosina che è rimasta aperta, appunto. Mary Ann si è effettivamente tolta la vita o ha tolto la vita Lily? Quello che abbiamo visto nei titoli, dopo i titoli di coda, quindi l'ultimo frangente, l'ultimo video, era Thomas Spirito che ha recuperato l'orologio del 10° anniversario. Thomas reale, diciamo il vero padre di Lily, di Lilian e Mary Ann, è effettivamente morto, è ancora vivo. Ci sono parecchie cosette ancora sul finale che non ci è dato sapere, però molto probabilmente staranno preparando, mi auguro, un proseguo, quindi un The Medium 2. E ciò che spero è che l'attesa non sia troppo lunga, ragazzi, anche perché il gioco mi ha particolarmente preso. Altra cosa, tornando alla storia, ragazzi, facendo un piccolo riepilogo, quindi Lilian è stata rinchiusa in questo bunker insieme a suo padre Thomas, mentre Mary Ann è stata abbandonata all'ospedale, ma tutto per amore di suo padre, perché sperava che potesse appunto vivere una vita serena e tranquilla. E lo scopo di Thomas era quello di eliminare Lily, ma non ce l'ha fatta, amando troppo le proprie figlie non è riuscito a fare quello che doveva essere fatto, e alla fine Fauci è riuscito a liberarsi. Fauci si è creato con l'abuso da parte di Richard, si è amplificato con la morte della madre causata, tra virgolette, causata dal parto, quindi dalla nascita di Mary Ann, però è stato liberato nel momento in cui doveva salvare sua sorella dall'incendio, quindi ha fatto un patto con Fauci: io ti libero, ti do la libertà di fare quello che vuoi, quindi uccidere e via discorrendo, a meno che te, appunto, non mi fermi, non mi impedisci di salvare mia sorella dal rogo. Da lì in poi è avvenuto tutto il massacro del Niwa. Ora abbiamo messo a posto tutto quanto, a parte appunto le ultime domande che sono sbucate con il finale: se effettivamente Mary Ann si è tolta la vita, ha tolto la vita a Lily, il vero l'uomo, diciamo la parte in carne ed ossa di Thomas, che fine ha fatto. Si è salvato anche lo spirito di Thomas, perché molto probabilmente quello che abbiamo visto dopo i titoli di coda era lo spirito di Thomas, perché eravamo in una sezione del mondo spiritico. D'accordo ragazzi, ora dirò la mia per quanto riguarda proprio il titolo, il gioco. Devo dire che a me è piaciuto particolarmente, una storia che mi ha tenuto incollato allo schermo. Le ore di gioco volavano come se niente fosse, quindi questo è un aspetto molto positivo per quanto riguarda questo titolo. Delle piccole cose mi è
personali che comunque non distruggono la qualità del titolo sono che a me è mancata particolarmente la cam movibile, quindi la possibilità di gestire io la cam, però si sono rifatti un po' ai vecchi titoli, tipo i vecchi Resident Evil, i vecchi Silent Hill, quindi è un qualcosa che caratterizza il titolo, quindi è una mia piccola segata, per così dire. La cam movibile mi è parecchio mancata. Una cosa che avrei aggiunto io, tanto per uno sfizio in più, è appunto l'equilibrio quando attraversavamo tipo le travi, magari interagire con l'analogico, il classico, diciamo, abilità nell'equilibrio, nella quale appunto in caso di errore si piombava giù dalle travi o dai punti in cui eravamo appunto in equilibrio. E detto questo, ragazzi, il titolo è stato criticato, è stato elogiato, ma io personalmente do un bel 8, 8 e mezzo a The Medium. Per capirci bene, io 9, 9 e mezzo lo do a un The Last of Us, il primissimo, quindi direi che è un voto parecchio alto, anche perché, ripeto ragazzi, a me ha tenuto compagnia, ma infognato la storia, le ambientazioni erano particolarmente coinvolgenti, le musiche in sottofondo uguale, poi la voce di Fauci era fantastica, proprio ti metteva quell'angoscia che era scopo appunto dei programmatori, questo sdoppiarsi da mondo spiritico a mondo oggettivo, lavorare su entrambi i mondi inizialmente è un po' difficile da gestire, ma quando ci si prende un pochetto la mano, ragazzi, è abbastanza semplice la cosa, basta giocarci qualche, magari uno, giusto uno o due orette, e si riesce in automatico a gestire il tutto. Per quanto riguarda la longevità del titolo, ragazzi, non è un titolo molto longevo, ma secondo me dura il giusto, diciamo che se si va in run lo si completa in 5 ore e mezza più o meno, se si spulcia un po' tutto si va sulle 7 ore / 8 ore di gameplay, quindi allungare la longevità del titolo giocando sui dubbi, sulle domande che ci poniamo durante il gameplay, secondo me avrebbe ammazzato troppo, sarebbe risultato troppo noioso, quindi 7 ore e mezza / 8 sono la giusta durata per quanto riguarda questo titolo. Le letture non sono assolutamente noiose, sappiamo benissimo che parecchi titoli hanno un sacco di letture che dopo un po' ti fanno praticamente fiorire due maroni abnormi, però qua io invece mi sono divertito anche a leggere vari documenti, ed è molto strana la cosa, anche perché ogni documento ti dava un piccolo tassello che andava messo al suo posto e dava delle piccole risposte o faceva fiorire nuove domande e nuovi dubbi, quindi anche le letture sono studiate a modo, a dovere, e direi che secondo me, ragazzi, un 8, 8 e mezzo come voto è più che giusto, più che giustificato. È un titolo, ragazzi, che vi consiglio perché rapporto qualità-prezzo è assolutamente bilanciato ed è d'obbligo possederlo nella propria libreria di Steam o di quella della Xbox Series X. Detto questo, ragazzi, io ringrazio tutti quanti voi che hanno supportato la serie, ma soprattutto ringrazio il mio PC che non è imploso creando un buco nero nella mia stanza, quindi si è comportato in maniera veramente magistrale per quel che mi riguarda, raga. Diciamo che ci sono stati dei cali di frame rate, qualche lag sui video, però sostanzialmente ho spinto la macchina un peletto oltre il suo potenziale e devo dire che ha retto benissimo, sia per quanto riguarda la temperatura della GPU e sia per quanto appunto riguarda mantenere stabili più o meno i frame. Ma un ringraziamento maggiore va a tutti quanti voi, ragazzi, che avete supportato alla grande questa serie. Naturalmente come numeri mi riferisco al piccolo mondo del canale Zoo Players, che spero in un futuro non troppo lontano cresca il più rapidamente possibile. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo sull'altra serie che sto portando sul canale, che è Guilt. Ho in serbo qualche altro titolo, qualche altra serie da proporvi, nonché magari qualche giocata anche online. Adesso vedrò un attimo, valuterò cosa proporvi per primo. Direi che per il momento è tutto, e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!